Pace e bene a tutti nella divina volontà. Cari figli e figli di Dio, ecco, ringraziamo proprio Gesù della sua presenza e vogliamo consacrare proprio la catechesi che ascolteremo questa sera proprio al cuore immacolato di Maria. Io chiedo proprio alla Madonna che aumenti sempre più l'amore dello Spirito Santo e l'autorità dello Spirito Santo data proprio a queste parole, a questa evangelizzazione, che ci consegni proprio, come diceva San Francesco Saverio, la chiave dei cuori per aprire tutti i cuori a Gesù, affinché lui che bussa possa trovare aperto, lo possano accogliere, lui possa cenare, diciamo, con le anime, rimanere proprio nella divina volontà sempre e con le anime, che questo ministero di evangelizzazione serva proprio perché tutti i cuori si aprano, le intelligenze possano riconoscere Gesù come Signore e obbedirgli nella divina volontà, proprio che si faccia la volontà di Dio come in cielo, così in terra, proprio nel divin volere. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. San Michele Arcangelo, difendici nella lotta. Sii tu il nostro aiuto contro la malvagità e le insidie del demonio. Supplichevoli preghiamo che Dio lo domini. E tu, principe della milizia celeste, con il potere che ti viene da Dio, incatena nell'inferno Satana e tutti gli spiriti maligni che si aggirano nel mondo per perdere le anime. Padre, nel nome di Gesù, fa che tutto in noi sia restaurato dallo Spirito Santo. Padre, nel nome di Gesù, fa che tutto in noi sia restaurato dallo Spirito Santo. Padre, nel nome di Gesù, fa che tutto in noi sia restaurato dallo Spirito Santo. Allora, cari figli e figli di Dio, nell'ultima catechesi fatta il primo venerdì del mese, ho fatto praticamente, ho letto un capitolo sempre di questo libro, veramente, per certi versi veramente meraviglioso, cose straordinarie, il capitolo settimo, però non l'avevo letto tutto. Allora, questa sera proprio voglio che ascoltiate proprio il continuo, perché è veramente, parto da pagina 152, perché è veramente una catechesi di grandissima guarigione. Si è parlato della guarigione legata ai bambini abortiti, o volutamente o spontaneamente, come guarire questa grandissima piaga, sia nelle persone che nelle famiglie, e si è visto come guarire i bambini che sono stati feriti già nel grembo materno, già nel 9 mesi in grembo, si è visto quanti studi scientifici hanno veramente comprovano che l'essere umano fin dal concepimento, e noi continuiamo a pregare perché questo possa essere riconosciuto da tutta l'intelligenza, da tutti i cuori, da tutti i parlamenti e da tutto quello che è proprio la terra e tutti gli esseri umani. Tanto la verità fa liberi e la verità e vince su tutte le menzogne e tutti i dolori. Adesso comincio a leggere perché è veramente, quasi intitola, i membri della famiglia hanno bisogno di guarigione, perché noi abbiamo parlato dei bambini abortiti che devono essere consegnati a Gesù, la misericordia di Dio, no? Quindi accolti. Prima di tutto non si dovrebbero abortire, ma una volta che la persona l'ha fatto, la Chiesa ci dà i mezzi sia per guarire chi l'ha fatto attraverso la confessione,
e poi tutti i mezzi anche per dire che i bambini non accolti, che ne so, ieri, si possono accogliere oggi. Per esempio, come si accoglie un bambino? Qual è il segno che accoglie un bambino? Gli dai il nome di solito, no? Un bambino non è uno sconosciuto, non si chiama O. Di solito è una persona, gli si dà un nome perché è unica. Quindi, che ne so, Roberto, Daniele, Giulia. Allora, come dire, ho sbagliato, in passato non ti ho accolto, mi sono pentito, mi sono confessato, come segno che ti accolgo oggi, ti do un nome, perché nel libro della vita si viene scritti per nome, dice la scrittura, e perché voglio accoglierti e rinnegare quello che ho fatto in passato quando non ti ho accolto, e poi come segno che ti accolgo ti faccio dire una messa. Come ai defunti si fa dire le messe, così nessuno veda che a un bambino che invece di morire a 70 anni è morto a pochi giorni in grembo si dica una messa, proprio come segno di piena accoglienza e di comunione nella comunione dei santi. Adesso sentiamo come si guariscono le famiglie. Quando un bambino muore, non solo madre e padre, ma l'intera famiglia ne viene sconvolta. Nella mia esperienza con Marta, la ferita per la perdita di suo figlio che lei aveva sepolto dentro il suo cuore era stata ripresa e rivissuta da Susan, la sua figlia vivente. Nel suo libro La guarigione dell'albero genealogico, il dottor Kenneth McCall descrive come guarire i vivi pregando per un membro defunto della famiglia, spesso neonati, abortiti o nati morti. Il dottor McCall crede che un bambino morto non sia stato accettato con amore dalla sua famiglia, né affidato a Dio. Reclamerà amore e preghiere da un membro vivente della famiglia, spesso un gemello, l'ultimo nato, o dalla persona più sensitiva della famiglia. Qui sensitiva non si intende sensitiva, cioè sono sensitivo, no, si intende sensibile, che magari è più aperta a un discorso di preghiere, in questo senso, eh. Quindi non voglio essere chiaro perché non vorrei che, diciamo, dice mi sento sensitivo, io sento qui. No, 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 qua si intende che è sensibile al discorso spirituale. Quando il bimbo morto verrà amato, o si soffrirà per lui e sarà affidato a Dio, specialmente attraverso una messa di resurrezione, che poi significa la Santa Messa, la persona vivente sarà resa libera. Ecco, questo si è constatato, che quando un bambino non è stato accettato, in qualche modo si aspetta le nostre preghiere, perché è una persona, come tutti i defunti, sono assetati delle nostre preghiere e se le aspettano. E fino a quando non lo faremo, in qualche modo Dio permetterà che lo Spirito Santo ci faccia capire che c'è una persona che reclama amore, ha diritto all'amore e noi glielo stiamo dando. Tra i suoi pazienti, il dottor Kenneth McCall ha trattato 250 donne con un'anoressia nervosa, una malattia in cui il paziente rifiuta di mangiare normalmente e può rimanere a digiuno fino alla morte. Nell'84% di questi casi c'era stata una morte per la quale non si soffrì nella propria genealogia. Due punti. 62% delle morti erano neonati, quindi hanno visto che nell'84% di casi di anoressia in quella famiglia c'era stato un aborto. Allora, 62% delle morti erano neonati, 20% morti in guerra e 12% erano suicidi. Quindi in questi 84 pazienti anoressi hanno visto che c'erano questi morti non affidati a Dio, né loro famiglie, non amati, cioè questa piaga non era guarita con la preghiera e con i mezzi della Chiesa. E qua dice ancora, quando la persona defunta fu pianta, è affidata amorosamente a Dio, quindi insomma quando gli si è fatto un vero funerale, i sintomi dell'anoressia scomparvero. Mamma mia, questo è uno psichiatra che racconta queste cose e c'ha le cartelle cliniche, non so chiacchiere. Dottor William Wilson, uno psichiatra della Duke University, ha fatto un'esperienza simile con 12 pazienti anoressici ottenendo il 100% di guarigione. E qua c'è una nota. Lettera personale del dottor Kenneth McCall, 20 agosto 1984. L'anoressia ha molte cause, certamente, ma un fattore può essere un desiderio inconscio di non vivere e dare vita a altri figli a causa di una morte non pianta in famiglia. Cioè, avete capito? A livello inconscio è come se si recepisse questo il desiderio di non vivere, quindi di voler morire, e
di non vivere e dare vita a altri figli a causa di una morte non pianta in famiglia. Quindi questo messaggio di morte che c'è stato in famiglia è passato a livello inconscio e condiziona il vivo a livello psicologico, e lui si sente spinto a rifiutare la vita e anche il cibo, che il cibo serve per dare la vita. Quindi questo è molto importante. Riteniamo che il dottor McCall vede un'importante verità dal punto di vista del bambino morto. Quando neghiamo la nostra eterna relazione con qualsiasi membro deceduto della nostra famiglia, qualcosa ci dà strattonale, tra virgolette, dall'aldilà, chiedendoci di essere riconosciuta. Quel qualcosa è lo Spirito Santo che dice, la Bibbia dice, lo Spirito Santo vi convincerà riguardo il peccato, e quella famiglia deve capire che non accettare una persona defunta, morta, non trattarla come persona è un peccato. E quindi lo Spirito Santo ti convince di peccato e usa vari modi. Nell'ambivalenza dell'aborto, nell'ambivalenza dell'aborto, le parole di Linda Bird Frank richiamano McCall quando descrive un piccolo fantasma, tra virgolette, che appare spontaneamente da quando abortì. Ora ho questo piccolo fantasma, un fantasma molto piccolo che appare solo quando sto vedendo qualcosa di molto bello, come la luna piena sull'oceano lo scorso weekend. E il piccolo mi fa un cenno di saluto e anch'io saluto lui. Naturalmente ne abbiamo il motivo, gridò al fantasma. Mentre il dottor McCall e Linda Bird Frank possono insegnarci qualcosa riguardo all'impatto del bambino defunto quando cerca di contattare qualche membro vivente della sua famiglia, qua contattare si intende nella comunione dei santi, come quando un'anima del purgatorio si manifesta per chiedere preghiere, quindi tutto nella comunione dei santi come ci insegna la Chiesa, non cose strane. Ci sono anche molte ragioni dal punto di vista dei viventi per spiegare il loro bisogno di guarigione, ragioni che sono complementari e non contraddicono l'opera del dottor McCall. Per esempio, se ci sono fratelli o sorelle sopravvissuti al bimbo defunto, un motivo per cui un bambino può aver bisogno di guarigione dopo la morte del fratello è che la sofferenza e il legarsi affettivamente sono due processi molto diversi e non è facile compiere nello stesso tempo. Genitori come Elizabeth, che non hanno finito di piangere la morte del figlio morto, non saranno in grado di legarsi profondamente a un successivo figlio. Ecco, questo è molto interessante. Cioè, se non hai elaborato il lutto, la tua emotività è talmente scossa che a volte ti impedisce di legarti al nuovo figlio in maniera giusta, cioè piena, insomma. A volte questo può essere un modo per proteggersi contro ferite future, come è il caso della madre di Jennifer, che non riusciva ad abbandonarsi all'amore per Jennifer perché non avrebbe potuto sopportare di perdere un altro figlio tanto amato. Anche durante una successiva gravidanza, le donne sono spesso ansiose e impaurite, e ciò viene trasmesso al figlio. È possibile che continueranno ad essere madri ansiose e ultraprotettive anche dopo la sua nascita. Anche i figli che sono già nati vengono influenzati dalla morte di un neonato. I genitori spesso credono che i figli non sappiano della gravidanza della madre, ma anche i bambini molto piccoli sanno quando la loro mamma è incinta e sanno se ha un aborto. E qua nella nota porta diversi studi che dimostrano questo, diverse insomma citazioni. Quando John, il fratello di Matt, morì, al capitolo 2, Matt sperimentò i sintomi che sono tipici del figlio rimasto, per esempio collera verso i medici, l'ospedale, Dio, senso di colpa e conseguenze autopunizione, disturbi nelle funzioni cognitive e nell'andamento scolastico, depressione e tristezza. Le ragazze possono provare anche paura della gravidanza e della femminilità a causa di una identificazione con la madre. Questo è interessantissimo. E sì, perché il senso di appartenenza familiare può far sì che una figlia che viene dopo un bambino morto si identifichi con la madre, e come la madre ha paura di una nuova gravidanza, questo glielo può trasmettere inconsciamente a lei quando è grande, anche a lei gli vengono le paure della gravidanza e non sa perché. I sintomi del lutto nei genitori, come shock e depressione, possono essere terrificanti per un bambino piccolo. Uno studio mise in luce che perfino piccoli dai 2 ai 4 mesi vengono seriamente disturbati e depressi
quando la loro madre siede davanti a loro muta e senza alcuna espressione o moto facciale per 2 o 3 minuti. I bambini possono sentirsi abbandonati dai loro genitori che soffrono. E i genitori possono erigere una barriera emotiva verso i figli viventi a causa del senso di colpa e per la mancanza di fiducia nella loro capacità di essere genitori. Qua nella nota dice, vedi anche Schiff, opera citata 83-100, in cui descrive i suoi studi sui fratelli viventi che non riuscivano a ricordare alcuna interazione positiva con i loro genitori durante il periodo successivo alla morte del loro fratello e della loro sorella. E credo perché il genitore è talmente traumatizzato che si può chiudere in sé e si chiude, tra virgolette, non soltanto al dolore del bambino defunto, ma anche ai viventi, praticamente. Anche i bambini in lutto possono sentirsi confusi perché soffrono in maniera diversa dai loro genitori. Un bimbo inferiore ai 4 anni di solito intende la morte soltanto come una temporanea separazione. I bambini di 5 o 6 anni spesso credono che i morti possano vedere e sentire, ma che semplicemente non possono muoversi. Tra i 7 e i 9 anni i bambini cominciano a intendere la morte come un'irreversibile condizione finale. A questo stadio un bambino può sognare di più sulla morte e cominciare a considerare la sua stessa morte. Fra i 10 e i 12 anni la morte viene accettata come universale, irreversibile e inevitabile. Il dolore durante l'adolescenza è segnato dalla mancanza di certe relazioni di affetto. Poiché i bambini crescono nella consapevolezza del significato e della finalità della morte, di solito non soffrono intensamente immediatamente dopo una morte, ma è più probabile che soffrano in modo intermittente negli anni successivi. Evidentemente, essi devono risolvere 3 quesiti fondamentali. Primo quesito. Sono stato io la causa? I bambini credono che i desideri abbiano potere. E se un bambino ha qualche volta desiderato di non avere intorno quella persona, e poi questa muore, può sentirsi responsabile. Perché questo si chiama anche pensiero magico, questo. Cioè i bambini a volte credono che loro basta che pensano una cosa avviene, e magari per qualche volta hanno desiderato che il fratellino non ci fosse, e poi quello è morto e si pensa che sono stati loro. Ma questo non capita soltanto in queste situazioni, a volte quando i genitori si separano, a volte i bambini si danno la colpa loro della separazione, perché sono stati cattivi, pensano a queste cose qua. Perché i bambini tendono ad essere sensibili e a pensare che in qualche modo loro possano essere la causa dei mali che ci sono. Punto 2. Succederà a quelli che amo? Quindi, domanda prima, sono stato io la causa? Domanda 2. Succederà a quelli che amo? Punto 3. Succederà presto anche a me? A ogni età i figli devono essere rassicurati che essi non hanno fatto niente per far morire quella persona e che sono amati anche quando i loro genitori affranti non riescono a essere emotivamente presenti nei loro confronti. I bambini in lutto possono segnalare il loro bisogno di aiuto attraverso un ripetuto comportamento aggressivo e ostile, un prolungato calo nel rendimento scolastico o comportamenti regressivi e insicuri che persistono nel tempo. Quando i genitori superano il dolore per un aborto o per un bimbo morto alla nascita, vengono resi liberi di offrire con amore il loro aiuto ai figli viventi. Quando da anni ricevono perdono dal loro bambino morto, non portano più con sé quel senso di colpa o di rancore, né lo trasmettono agli altri membri della famiglia. La preghiera per un bimbo perduto può guarire i figli viventi e l'intera famiglia, come nel caso di Su. Su aveva abortito spontaneamente 6 volte e aveva 2 figli viventi, Julie di 4 anni e Jason di 2. Durante un ritiro, Su partecipò a una messa di resurrezione in cui invitava a pregare per i suoi cari scomparsi. Su pregò per sua nonna con la quale aveva vissuto nella prima fanciullezza. Alla fine della messa, quando le dissero di lasciare che Gesù portasse nel suo cuore chiunque desiderasse, Su fu sorpresa di fare questa esperienza.
Vidi nel mio spirito sei gioiosi bambini corrermi tra le braccia. Io ero lì e pensavo, chi abbraccerò per primo? E sembrò come se li abbracciassi tutti nel mio cuore. Sapevo che erano i miei figli e fui particolarmente felice di vedere quanto il più piccolo fosse amato dagli altri. I bambini radiavano amore a Gesù, a me e l'un l'altro. Questa fu la prima volta che li avevo visti, ma avevo e ancora ho la sensazione che essi mi conoscano molto bene. Cioè, i bambini defunti, come tutti i defunti, possono desiderare, amare, sono defunti, sono persone, possono pregare per noi, cioè non è che... questo è importante capirlo. Il giorno dopo, Su e un amico pregarono insieme per i sei bambini di Su abortiti. Essi simbolicamente li battezzarono tutti e diedero loro un nome. Su descrive il cambiamento che vide nella sua famiglia quando tornò a casa. Prima del ritiro, Jules sembrava come una fragile fiore. Era molto sensibile e piangeva facilmente. Accettava Jason, ma le dava molto fastidio. Aveva sei bamboline, lo stesso numero dei miei aborti, a cui era molto legata. Ognuna aveva un nome e di ognuna doveva sapere dove si trovava in ogni momento. Sembrava che si sentisse responsabile di loro e ansiosa. Ecco, adesso leggo anche la nota 79. Philip New in Yesley, opera citata 125, riporta un racconto di un paziente che fa ricordare l'attaccamento di Giulia alle sue bambole. Un paziente di 7 anni raccontò un sogno in cui tre fratelli andarono con lui a giocare su un banco di sabbia. Mentre giocavano, il banco di sabbia minato esplose e seppellì i suoi fratelli. Chi fossero il bambino non seppe dirmelo, ma sapeva che erano fratelli o sorelle. Sua madre ammise di aver avuto tre precedenti aborti spontanei, ma disse con insistenza che suo figlio non poteva saperlo. Quindi pensate. Dal mio ritorno, il suo attaccamento verso quelle bambole diminuì considerevolmente. Vedete, uno dice a livello inconscio, ma com'è che sta bambina è così fissata con queste sei bambole, no? Dice, vabbè, è una bambina, e invece no. Noi siamo fatti come un prodigio da Dio. Anche se non capiamo i motivi ci sono sempre. E nelle situazioni. Ora sono solo giocattoli con cui si diverte a giocare, ma non si preoccupa per loro. Ecco, vedete che differenza? Finalmente li tratta solo come giocattoli, prima invece sembrava che fossero persone. È curiosa, vivace, felice, meno seria e molto meno sensibile. Gioca di più con Jason, lo adora, vabbè, cioè gli vuole bene, ed è convinta che lo sposerà quando cresceranno. Vabbè, poi uno sicuramente mo capirà che se il fratello non so può sposare. Quando Jason nacque, non fui capace di legare con lui, sebbene avessi fatto tutti i tentativi. Quando Jason nacque, non fui capace di legare con lui, sebbene avessi fatto tutti i tentativi. Dal giorno in cui nacque, ogni singolo giorno, fino a quando tornai dal ritiro, consapevolmente e con fede, gli dicevo tre volte, Jason, ti voglio bene. Quando dicevo questo al mio bambino, credevo che Dio, nella sua misericordia, avrebbe ricolmato Jason di quell'amore che mi mancava, che trovavo così difficile provare. Eppure, Jason era quasi iperattivo. Si svezzò a 5 mesi e sembrava non curarsi assolutamente degli altri. Non mi permetteva di tenerlo in braccio a lungo. Quando tornai dal ritiro ero ricolma d'amore per Jason fino a traboccare. Dal mio ritorno il cambiamento nella sua personalità fu quasi immediato ed è aumentato velocemente. Si è calmato ora, è molto più ben predisposto verso la gente, ci accoglie con un enorme abbraccio e vuole venire in braccio a me e a mio marito. Anche Jason sembra adorare sua sorella. Ho notato anche un effetto quasi immediato sulla mia relazione sessuale con mio marito. Volevo davvero che conosceste l'amore di Dio per lui, perciò non gli dicevo quasi mai di no. Pregavo e chiedevo a Dio di aiutarmi ad amare mio marito, ma immaginavo che tutto ciò che realmente facevo era resistere. Poi quando tornai dal ritiro, notammo entrambi che la mia frigidità era scomparsa. I miei amici mi hanno detto che mio marito è molto più aperto e rilassato che mai, e stiamo cominciando a uscire, a mangiare fuori insieme e a chiacchierare come amici invece che antagonisti. Cosa questa che non avevo mai fatto prima del nostro matrimonio. Sto arrivando a conoscere di nuovo me stessa,
una parte di me che non c'era prima, c'è ora. Forse la guarigione più forte di tutte era ciò che accadde a se stessa. Prima della preghiera per i suoi avvolti non era in grado di richiamare alla mente alcun periodo della sua vita in cui si fosse sentita amata. Dal momento della preghiera ne ricorda molti di tali momenti. Stu aveva sofferto di dolore nascosto durante tutti gli anni successivi al suo primo aborto e non era mai venuto a conoscenza. Il dolore nascosto di Sue era stato un modo disperato di mantenere vivi nella sua memoria i suoi 6 figli abortiti. Quando scoprì che c'era un altro modo per continuare ad amarli, fu libera di lasciare andare la sua sofferenza. Cioè lei si teneva la sofferenza quasi come un pegno per dire: questo è il mio modo per ricordarmi sempre i miei bambini, no? Per tenerli vivi. Invece no, le persone si tengono vive nell'amore, non nel dolore. È l'amore che ti tiene vivo, e non serve, e non è il dolore. Troviamo che la guarigione più profonda di un aborto o della nascita di un bambino morto viene quando una donna sperimenta ciò che Sue ha provato durante la messa. Questa era la prima volta che li avevo visti, ma avevo e ho ancora la sensazione che essi mi conoscano molto bene. Se la preghiera per la guarigione della relazione con i neonati abortiti o nati morti può portare guarigione ai bambini, alle madri e all'intera famiglia, come preghiamo? Adesso dice proprio come si prega: preghiera della madre o del padre per un bambino abortito o nato morto. Allora leggete Marco 10, 13, 16, in cui Gesù chiede di lasciare che i piccoli vadano a lui. In questo passo appunto Gesù dice: lasciate che i bambini vengano a me, non glielo impedite. Lasciate che i bambini vengano a me, non glielo impedite. Chiunque sta ascoltando, che può aver avuto aborti o cose del genere, ascolta questa parola: lasciate che i bambini vengano a me, non glielo impedite. Ecco, accogliamo questa parola che ci guarisce. Adesso sentiamo come si prega. Cercate di vedere Gesù e Maria che tengono il bimbo e ve lo offro. Insieme a loro tenete il bambino e chiedete perdono a Gesù e al bimbo per tutte le maniere in cui avete mancato di amare vostro figlio. Tra parentesi, i cattolici coinvolti in un aborto, naturalmente questo si intende anche la confessione, no? Poi aspettate un po' per vedere ciò che Gesù o il bambino dicono o fanno in risposta alla vostra richiesta. Lo rileggo. Poi aspettate un po' per vedere ciò che Gesù o il bambino dicono o fanno in risposta alla vostra richiesta, cioè la richiesta di perdono. Con Gesù e il bimbo perdonate chiunque altro possa aver ferito il bambino, medici, altri membri della famiglia, eccetera. Qualsiasi persona che, anche senza saperlo, non ha nutrito questa piccola vita. Può darsi che voi o altri abbiate provato rabbia contro Dio per avervi mandato un figlio nel momento sbagliato, tra virgolette, oppure per avervelo ripreso. Quindi il primo punto è ascoltare questa parola: lasciate che i bambini vengano a me. Il secondo punto è il perdono e vedere come reagiscono queste creature e insieme a Gesù e ai bambini perdonare tutte le persone coinvolte in questi dolori. Terzo punto, battesimo nella famiglia di Gesù. Ora scegliete un nome per il bambino e lasciate che Gesù lavi tutte le ferite battezzando il bambino nella sua famiglia, cioè nella chiesa. Dite con Gesù, naturalmente è una preghiera spirituale, non è un battesimo, insomma, nel senso sacramentale, una preghiera di intercessione che poi viene lasciata a Dio il frutto. Dite: io battezzo te, e si dice il nome, per esempio Giulia, io battezzo te Giulia nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Sentite l'acqua lavare e rendere nuove tutte le cose. Quarto punto, recitate una preghiera per il bambino perché riceva tutto l'amore che Gesù e Maria desiderano dare. Questo potete dire un Padre nostro, no? Quando davvero volete che il bambino sia eternamente felice, anche di più di quanto vorreste che fosse di nuovo vivo, ponete il bambino fra le braccia di Gesù e Maria
e vedete di fare tutte le cose che voi non potete fare. Terminate la vostra preghiera chiedendo che il bambino diventi un potente intercessore per voi e la vostra famiglia, che Gesù mostri a voi e al bimbo in che modo potete continuare a dare e ricevere amore reciprocamente attraverso Gesù. Unitevi a Gesù e a vostro figlio nella preghiera per la vostra famiglia. Se siete cattolici, fate celebrare una messa per il bambino e, se possibile, partecipatevi o assistete a un'altra messa. Quando ricevete la comunione, lasciate che l'amore di Gesù e il flusso di perdono scorrano attraverso di voi per giungere al bambino e a tutti gli altri defunti della vostra genealogia. Li leggo. Quando ricevete la comunione, lasciate che l'amore di Gesù e il flusso di perdono scorrano attraverso di voi per giungere al bambino e a tutti i defunti della vostra genealogia. Potete immaginare quella parola che dice: da Gesù usciva una forza che sanava tutti. Ecco, voi avete fatto la comunione, cioè avete Gesù, da Gesù esce una forza che sana tutti, quindi anche il bambino e tutti i vostri defunti. Ecco, adesso facciamo un minuto di silenzio, invocando lo Spirito Santo su tutte le persone che hanno fatto e faranno questa preghiera, perché questa guarigione sia perfetta fino proprio alla parte più profonda del loro cuore, fino alle viscere più profonde. Quindi adesso facciamo questo minuto di silenzio e di preghiera. Vieni, Spirito Santo, su tutti. Ecco, questo è un momento molto importante. Continuiamo, adesso iniziamo l'ottavo capitolo, che si intitola, è molto bello, L'anima vive dove ama. Questo è importantissimo, e questo lo dice anche San Giovanni della Croce, che l'anima di sole è presente dove ama, no? E poi lui lo spiega in maniera magnifica. Allora, leggiamo. La morte è la cosa che ci fa più paura. Abbiamo iniziato questo libro con uno studio del dottor Thomas Holmes, in cui ha rilevato che la morte di un coniuge è la cosa più angosciante che possa capitare a una persona. Questo perché più vicini siamo a una persona, più la separazione viene associata alla morte. La cosa più terrificante per un essere umano è essere separato dall'amore, essere abbandonato, tagliato fuori, e la morte ci sembra la separazione definitiva. Cosa può guarire la nostra paura della separazione e della morte? In questo studio su 150 persone che hanno fatto l'esperienza di una morte apparente, in cui furono considerate clinicamente decedute, ma poi tornarono in vita, il dottor Raymond Moody scoprì che un elemento comune in tutti questi casi era l'incontro di benvenuto da parte dei loro cari già defunti. In un altro studio su esperienze fatte da persone in punto di morte, in cui le persone effettivamente morirono, ma furono in grado di condividere ciò che stava loro accadendo nei momenti precedenti la morte, il dottor Hosis e Haraldson scoprirono che l'elemento più comune era un senso di gioiosa riunione con una persona cara scomparsa. Questo è capitato anche a un mio caro, ve lo dico proprio sinceramente. Io ero giovane proprio, cioè veramente tanti anni fa, e mi ricordo che questo mio parente morì il giorno dopo. Ma il giorno prima, a un certo punto, cominciò a dire che accanto al letto vedeva i suoi cari defunti. Proprio diceva alle persone presenti, diceva: oh, ma che non lo vedi? C'è sta, no? Diceva una persona defunta cara. E quello gli diceva: ma no, ma io non vedo nessuno. E lui li vedeva il giorno prima, come se lo fossero venuto a cogliere, e il giorno dopo è morto. Coloro che hanno avuto questi due tipi di esperienza quasi sempre raccontano di non aver avuto più paura della morte. Quando il nostro amico Bill stava morendo di cancro, ci disse che l'unica cosa che lo aiutò di più era la gente che mi ama dall'altra parte. È l'essere certi di rimanere collegati che guarisce la nostra paura della separazione e della morte. Questo rimanere collegati non solo guarisce la paura della nostra morte, ma anche la paura della morte di coloro che amiamo. Nel terzo capitolo abbiamo parlato del periodo in cui pregavamo con parecchie persone che stavano piangendo la morte di un loro caro.
avevamo pensato che la preghiera più utile per queste persone sarebbe stata quella di far trovare loro attraverso Gesù la forza di lasciare andare i loro cari e accettare la separazione della morte. Invece, come nel caso di Kim, scoprimmo che la preghiera più utile per loro era essere rassicurati da Gesù sul loro eterno legame con i cari scomparsi. Quando ciò succedeva, essi erano facilmente in grado di accettare la separazione fisica della morte. Quando abbiamo quella sensazione di legame con coloro che amiamo, possiamo sfuggire a tutte le paure, anche alla paura della morte. Questo lo dice anche San Paolo nella Bibbia, no? Quando dice: non voglio che voi rimaniate nell'ignoranza, ma sappiate in quale comunione noi stiamo con i nostri morti, cioè che non è che si è rotta la comunione, non è che si perdono per sempre. Una volta un'amica condivise questa storia con noi. Suo marito era morto qualche anno indietro e lei aveva un figlio piccolo che era nato proprio prima della morte del padre. Un giorno, mentre suo figlio era a casa di una vicina, lei improvvisamente avvertì che suo marito che le parlava. Sembrava che le stesse dicendo che suo figlio stava annegando in una piscina. Corse alla casa accanto della vicina e trovò il bambino che stava per annegare nella piscina, esattamente come l'aveva detto suo marito. Tirò fuori dall'acqua suo figlio giusto in tempo per salvargli la vita. Perché questa storia ci commuove così profondamente? Il racconto della vita di un bambino salvato è certamente commovente, ma questa storia contiene qualcosa di più. Un padre morto è ancora lì per suo figlio nel momento in cui c'è più bisogno per lui. Non solo viene salvata la vita dal figlio, ma la stessa morte viene superata attraverso l'eterno legame dell'amore. Se una cosa simile può accadere, allora cosa abbiamo da temere? Il conforto contenuto in questa storia, il conforto che Gesù vuole darci, come quando disse ai suoi discepoli le parole che avevano più bisogno di sentire dopo la sua morte: sarò sempre con voi fino alla fine dei tempi, Matteo 28:20. Gesù ci ha promesso il legame eterno con Lui e con coloro che amiamo, attraverso Lui. Egli sapeva che altrimenti non avremmo potuto obbedire al comandamento che precede la sua promessa e che ci ha dato molto spesso: non abbiate paura, Matteo 28:10. La mia paura più profonda è sempre stata l'abbandono e la separazione, che qualcuno sarebbe andato via per non tornare mai più. Io, Sheila, ho temuto ciò che fino a 3 anni fa, ho tenuto ciò fino a 3 anni fa, quando mio carissimo amico morì. Il mio amico era il dottor Conrad Kurt Barth, uno psichiatra cattolico e scrittore. Lo conobbi quando stavo attraversando un periodo molto doloroso. La sua amicizia e il suo amore mi guarirono a tal punto che mi sembrava che lui mi avesse riportato in vita. Kurt credeva che l'amore incondizionato e dichiarato era la base della salute psichica e della felicità. Interessante questa frase. Kurt credeva che l'amore incondizionato e dichiarato era la base della salute psichica e della felicità. Ecco, qua c'è una conferma di San Giovanni Bosco, che lui diceva: l'amore non va soltanto provato, ma va anche detto. Lui diceva: non basta dire lo sai che ti voglio bene, ma bisogna dirlo che si vuole bene. Non basta l'amore avercelo dentro, ma bisogna anche manifestarlo. Le due cose sono fondamentali allo stesso modo. Se no, vi faccio un esempio tonto: è come uno che dice sempre: io in frigo c'ho una meravigliosa bistecca, però poi non se la mangiano mai. E uno a un certo punto che succede? A parte che la bistecca se la cattiva, ma poi il fatto di averci una bistecca e non poterla mai mangiare, alla fine diviene ancora più fame. E meno male che l'amore non scade mai, non è come le bistecche. Lavorai per Kurt facendo ricerche e preparando manoscritti. Kurt mi incoraggiava quando inserivo le sue idee nel mio lavoro riguardante la preghiera di guarigione e divenne, oltre che un amico, il mio consigliere. Il dono di Kurt, di cui ho fatto più tesoro, era la cosa di cui avevo più bisogno. Sentivo che una volta impegnato a essere mio amico, egli non sarebbe mai venuto meno a quell'impegno e la mia paura dell'abbandono cominciò a scomparire. Alleluia, una cosa molto bella questa. Questo capita, vedete, perché esiste la Chiesa? Perché le relazioni spirituali, come quella di un amico, di una sorella in Cristo,
A volte possono guarire le lesioni anche carnali, cioè quelle di una sorella veramente di sangue, che magari invece è una relazione ferita. Quindi le relazioni spirituali possono guarire anche quelle di sangue. La domenica 19 novembre 1981 mi addormentai con uno speciale gran senso di pace e con il pensiero che tutto, in senso personale che cosmico, andava bene. Il martedì seguente chiamai a casa di Kurt nel Texas, dalla mia casa a San Luis, per parlare di un progetto che stavamo facendo insieme. La figlia di Kurt rispose al telefono e mi disse che Kurt era morto la domenica. Sentii un'ondata di angoscia e di dolore, come se avessi un fortissimo mal di stomaco. Chiamai il mio padre spirituale che aveva conosciuto Kurt. Mi invitò a raggiungerlo nella sua casa, a pochi isolati da me, e ci incontrammo nella cappella e piangemmo insieme. Quando sentì che il mal di stomaco era passato, mi accorsi di provare un misto di tristezza e gioia insieme. Durante le settimane che seguirono la gioia crebbe anche quando continuavo a versare lacrime di dolore ogni volta che pensavo che non avrei più rivisto Kurt in questa vita. Di sovente, durante quelle settimane, mi ritrovavo a cantare una canzone che avevo sentito una sola volta, parecchi anni prima. Le parole erano: «C'è un fiume di vita che scorre via da me, che fa camminare gli zoppi e vedere i ciechi. Aprite le porte delle prigioni, rendete liberi i prigionieri. C'è un fiume di vita che scorre via da me». Ogni volta che cantavo queste parole, sentivo un flusso improvviso di gioia e la sensazione della presenza di Corte seguita da un'immagine. L'immagine era di una porta che si apriva in paradiso, attraverso la quale era andato Kurt, e di una grande luce, come un fiume di vita, che mandava i suoi riflessi giù sopra di me. Ciò mi rendeva consapevole che la morte era del tutto diversa da come pensavo io. Invece di andarsene, Kurt mi era più vicino che mai e prometteva di aiutarmi in un modo migliore e mi dava più forza per aiutare gli altri di quando era fisicamente presente. Grazie a ciò, le profonde radici della mia paura dell'abbandono furono divelte. Se la morte non poteva separarmi dalla presenza di una persona che veramente mi amava, allora nient'altro poteva farlo. Infatti San Paolo dice: nulla ci può separare dall'amore di Dio, né presente, né avvenire, né morte, né vita. Quindi c'è una conferma proprio biblica, no? Perché ero io così disponibile all'esperienza della presenza di Kurt attraverso la comunione dei santi, al punto che essa guarì le paure profonde che avevo, invece di essere distrutta dalla morte di Kurt proprio a causa di quelle paure? Il filosofo francese Gabriel Marcel scrive spesso delle relazioni in atto con i defunti come un aspetto del mistero della presenza. Marcel intendeva la presenza come una vita condivisa che è più grande delle due persone che vi prendono parte, una realtà non vista che può esistere tra due persone che sono geograficamente distanti, così come può essere dolorosamente assente fra due persone che si trovano nella stessa stanza. Marcel riteneva che nella stessa misura in cui siamo in grado di essere autenticamente presenti con i nostri cari che sono in vita, così potremmo esserlo con loro quando non ci saranno più. Quando ero piccola, i miei cari nonni mi insegnarono a riconoscere la presenza di Dio nella natura e passai molte ore fissando gli alberi o seduta vicino all'oceano, sapendo che qualcuno con la Q maiuscola mi stava dando il suo amore attraverso le onde del sole. Credo che queste prime esperienze della presenza nella natura, naturalmente di Dio, mi abbiano insegnato come ascoltare, essere realmente presente a un amico che stava con me, e poi come riconoscere la presenza di Kurt quando lui e io vivevamo a mille miglia di distanza l'uno dall'altro. Poiché avevo imparato a ricevere la presenza di Dio nella natura e negli amici, sia da vicino che da lontano, quando Kurt morì avevo fatto spazio dentro di me per la sua presenza anche dall'altra parte della morte. Sapevo che dopo la sua morte, proprio come prima, mi stava promettendo di aiutarmi, di darmi la forza per aiutare gli altri. Nei 3 anni successivi alla sua morte ho scoperto che Kurt ha mantenuto la sua promessa di aiutarmi e di darmi forza per aiutare gli altri. Ho sentito il suo aiuto più chiaramente nella mia relazione con Matt e Dennis, che ho conosciuto attraverso lui.
Avevo fatto un progetto di ricerca per Kurt, per un libro che intendeva scrivere sugli effetti psicologici e spirituali dell'aborto. Come parte della mia ricerca, mi suggerì di scrivere a Matt e Dennis per chiedere informazioni sulla loro esperienza nel pregare per i neonati abortiti durante una messa. Kurt morì prima di scrivere il suo libro e noi abbiamo usato parte della ricerca che feci per lui nel settimo capitolo di questo libro. Dopo molta corrispondenza, finalmente conobbi Matt e Dennis 5 giorni dopo che Kurt morì. Ci sentimmo immediatamente in sintonia e la nostra amicizia e il lavoro che condividevamo si svilupparono presto. Qualche settimana dopo che ci conoscemmo, fui assalita da una crisi di dubbi riguardo a ciò che stava nascendo. Temevo di non essere psicologicamente o spiritualmente abbastanza matura da lavorare a stretto contatto con Matt e Dennis. Ripensavo a qualcuna delle altre donne che avevano lavorato con loro, mi sentivo una ragazzina terrorizzata al confronto. Il mio padre spirituale e amici intimi mi incoraggiarono, ma il punto di svolta arrivò una sera mentre ero in preghiera. Avvertì Gesù che mi diceva che Kurt era ancora un canale del suo amore per me, che dovevo chiedergli aiuto. Avvertì la presenza di Kurt accanto a Gesù e gli chiesi di intercedere per me. Quella sera feci un sogno in cui mi stavo recando a casa di Kurt in macchina. Incontrai parecchie deviazioni e molti contrattempi che mi avrebbero dovuto far temere di arrivare in ritardo. Invece, non appena sopraggiungevo un contrattempo, mi sentivo calma e sicura di arrivare a casa sua esattamente all'ora giusta. Quando mi svegliai, i miei dubbi erano spariti. Mi resi conto che il messaggio del sogno era che Dio mi stava affidando a Matt e Dennis nonostante la mia dose di immaturità e che mi avrebbe aiutato a crescere perché potessi giungere dove dovevo, esattamente nel momento giusto. Nei 3 anni successivi a questo episodio, il mio lavoro e i miei rapporti con Matt e Dennis sono cresciuti e ci sono stati parecchi momenti in cui mi sono chiesta se ero pronta per il passo successivo. Ogni volta ho avvertito la presenza di Kurt. Ho richiamato alla memoria il sogno e di nuovo mi sono sentita investita da un'ondata di calda sicurezza. Oltre ad aiutarmi a crescere personalmente, ho anche constatato come Kurt continuasse a insegnarmi e a darmi forza per aiutare gli altri. Subito dopo la sua morte mi capitò di pregare con un amico che era stato suo amico. Mentre pregavamo, avvertì che Kurt stava pregando con noi. Mi tornò in mente come l'aria nello studio di Kurt era sempre sembrata quasi densa di una specie di profondità spirituale o di presenza, come se fosse piena di molte persone che stavano amando Gesù. Avvertì un'intera tradizione filosofica e spirituale che formava il background di Kurt e che aveva nutrito la sua convinzione che una persona nasce solo attraverso il dono di un amore proclamato. Mi resi conto che proprio come Kurt stava continuando ad aiutarmi dall'altra parte della morte, così molte persone avevano aiutato lui. Egli si trovava alla fine di una lunga fila di persone sagge e piene di amore, ognuna ispirata attraverso l'intercessione di coloro che se ne erano andati prima. Vedi che quando Kurt si impegnò con me, aveva anche esteso a me tutte le fonti che lo nutrirono. Anch'io ora mi trovavo nella stessa corrente o canale d'amore di Gesù che aveva dato forza a Kurt, e tutti coloro che si trovavano dietro di lui sarebbero stati anche dietro di me. Dopo quella preghiera, notai una grande differenza nel mio ministero. Cominciai ad avere un senso molto più sicuro di ciò per cui la gente soffriva per una mancanza di un amore incondizionato, di quanto seria fosse quella privazione e la sua particolare qualità all'intimo di quella persona. Quando prego con qualcuno, comincio collegandomi a quella speciale corrente di amore e di saggezza di Gesù, che aveva dato forza a Kurt, e chiedo non solo a lui, ma anche a tutti coloro che sono dietro di lui di intercedere per quella persona. Da quando uso questo tipo di preghiera, noto che c'è una guarigione più profonda e più rapida in loro. La morte di Kurt mi ha insegnato che niente può separarci da coloro che Gesù ci ha mandato per amarci, neppure la morte. Non solo Kurt era ancora lì per me, ma allora nel modo preciso in cui ne avevo bisogno. Padre George Maloney scrive: tutti coloro che amano Gesù Cristo sono membra vive del suo corpo, e questa presenza verso ogni membro trascende i limiti del tempo e dello spazio, della loro imperfetta esistenza su questa terra.
Milton esprime questo concetto. Milioni di creature spirituali percorrono questa terra non visti, sia che dormiamo sia che vegliamo. Sebbene i nostri cari non possano competere in santità con i grandi santi, essi sono ancora legati a voi molto strettamente per il dono che Dio vi fa del loro amore. La potenza di Dio è ancora all'opera in loro e dà loro una fedeltà verso di voi che li spinge ad aiutarvi in ogni vostra necessità, proprio come volevano farlo mentre erano in vita su questa terra. Se prenderete seriamente questa dottrina sulla comunione dei santi, sarete in grado di camminare, di parlare con i vostri cari scomparsi. L'amore di Dio in loro che li lega, l'amore di Dio in loro che li lega ancora strettamente a voi diventa la potente lunghezza d'onda attraverso cui possono comunicare con voi. Più è grande il vostro amore per loro, più grande sarà la loro comunicazione. Più grande sarà la comunicazione. Io trovo che più mi apra il mistero della comunione dei santi attraverso cui Kurt può continuare a camminare e parlare, tra virgolette, con me, anche se non è più fisicamente presente, meno temo la separazione e l'abbandono in tutti i campi della mia vita. Sapere che sono legato eternamente ai miei cari attraverso Gesù guarisce la mia paura di vivere così come quella di morire. Questo mistero di eterno legame ingrandisce in me anche la consapevolezza di come possa estendere l'amore di Dio ad altri nello stesso modo in cui è stato esteso a me. Quando vidi che non solo Kurt era lì per me, ma anche tutti coloro che stavano dietro di lui, sentii come se fossi stata innestata nella sua eredità spirituale e avessi una quota in tutto ciò che era stato dato a lui. Mi rese conto che quando amo e prego per un altro, non sono solo io a amare e a pregare, ma anche tutti coloro che stanno dietro di me. Ecco, questa cosa è molto molto importante. Adesso vogliamo fare proprio un minuto di silenzio per chiedere che lo Spirito Santo scenda e ci faccia sentire sempre che non siamo soli, ma che i nostri cari defunti intercedono e pregano per noi nella comunione dei santi proprio. Facciamo questo minuto proprio di preghiera tutti insieme, invocando lo Spirito Santo, che aumenti sempre più la comunione dei santi. Per esempio, la mia amica Han recentemente mi ha telefonato dalla sua casa a mille miglia di distanza, chiedendomi di pregare. Anna ha sempre avvertito una sensazione di oppressione, come se qualcosa di oscuro pesasse su di lei, e di incertezza di dimorare davvero nella luce di Dio. Diventava terrorizzata ogni volta che si menzionava qualcosa che ha a che fare con il demoniaco. Anna scoprì che i suoi antenati irlandesi erano druidi, che avevano praticato la stregoneria e avevano fatto sacrifici umani. Non appena scoprì questo, fu certa che il peso oscuro che aveva sempre portato proveniva dalla sua eredità di stregoneria. Subito dopo la scoperta riguardante la sua genealogia, Anne partecipò al ritiro con un gruppo di persone sconosciute e condivise la sua consapevolezza di alcune motivazioni all'interno del gruppo. Uno dei partecipanti cominciò ad avere molta paura e rabbia alle parole di Anne e si mise a inveire contro di lei, accusandola di essere una strega. Proprio la cosa che ella temeva di più. La sua incertezza sulla sua appartenenza a Dio diventò più intensa e fu a questo punto che mi telefonò per chiedermi di pregare. Quando chiesi a Gesù come dovevo pregare per lei, divenni consapevole di uno dei punti di forza della mia eredità spirituale. I miei predecessori sono tutti ebrei con un'antica tradizione monoteista e un'intensa avversione per la stregoneria. Mi sono sempre sentita saldamente radicata in Dio e protetta da ogni tentazione verso la stregoneria o l'occulto. Avvertì Gesù dirmi che poiché amo Anne come sua sorella, posso condividere con lei la forza che mi viene dalla mia eredità spirituale. Così cominciai la mia preghiera per lei chiedendo l'intercessione di tutti i miei antenati che ebbero un unico amore per Dio, cominciando da Abramo. Chiesi che Anne fosse innestata nella mia eredità spirituale in un modo tale da condividere tutti i punti di forza e essere a riparo sotto la sua protezione dalla stregoneria. Chiesi che Anne sapesse con la mia stessa certezza di essere radicata in Dio, di dimorare nella sua luce. Chiesi che i suoi antenati fossero toccati e guarite dalle ferite e dall'ignoranza che li portavano alla stregoneria, che ricevessero tutto ciò di cui avevano bisogno dei miei antenati.
chiesi anche che sti Anne e che i suoi antenati fossero protetti da qualsiasi negatività nella mia eredità e che ricevessero soltanto ciò che Gesù sapeva avrebbe dato loro la vita. Quando parlai con Anne parecchie settimane dopo questa preghiera, mi raccontò tutti i cambiamenti che aveva constatato. Il giorno dopo che avevo pregato per lei, notò che il senso di oppressione che aveva sempre avvertito stava scomparendo e sentì una nuova sicurezza di appartenere a Dio. Da quel giorno spesso trovo che le passavano per la mente le parole l'unico vero. Da quel giorno spesso trovò che le passavano per la mente le parole l'unico vero Dio, parole che io non avevo usato con lei. Con queste parole un nuovo interesse e amore per l'ebraismo e gli ebrei. Scoprì una nuova fame nel suo cuore per l'Eucaristia, luogo dove può essere nutrita da questo unico vero Dio, mentre prima aveva frequentato l'Eucaristia perché pensava di doverlo fare. La sua paura per il demoniaco scomparve non appena avvertì una nuova fiducia che le tenebre non avrebbero potuto sovrastarla. Si sentiva meno minacciata dalla presenza della persona che l'aveva accusata di essere alleata con il diavolo e qualche settimana dopo lei stessa spontaneamente l'invitò questa persona a pranzo fuori. Anne lavora come psicoterapeuta cristiana e aveva sempre evitato di pregare con i suoi clienti per la liberazione perché non era sicura del suo diritto di sfidare le forze delle tenebre. Allora Anne fu in grado per la prima volta di pregare per la liberazione e la trovò un'esperienza di vera pace. Anne sentì una nuova libertà di esporsi e usare tutti i suoi doni di discernimento perché si sentiva ora più saldamente radicata nella luce protettiva di Dio. Quando mi raccontò tutti questi cambiamenti, sentì che il Signore aveva risposto alla mia preghiera usando una forza nella mia linea di comunione dei santi per benedire Anna e redimere una debolezza nella sua genealogia. Proprio come un gruppo di defunti poterono dar vita a una persona come Anna, naturalmente si intende nella comunione dei santi, come fecero i miei antenati, così un defunto può dar vita a un'intera comunità. L'abbiamo visto quando noi tre visitammo il villaggio di Santiago Aitlán in Guatemala. Sebbene l'esercito guatemalteco abbia spazzato via parecchie città indie limitrofe, evita di cacciarsi in difficili situazioni con la resistenza di Santiago Aitlán. Questi poveri e feriti indios resistono non con le armi, ma grazie a un martire, padre Stan Reuter. Durante i 13 anni in cui è stato loro pastore, imparò a parlare la difficile lingua india correntemente, insegnò alla gente un nuovo rispetto per il loro retaggio indio. Aprì scuole e cooperative e si impegnò per la giustizia sociale, nonostante le minacce di morte da parte di coloro che volevano che degli indios sottomessi piuttosto che indios che crescevano in dignità e giustizia. Alla fine, il 28 giugno 1981, uno squadrone della morte paramilitare uccise il corpo di padre Stan, ma non le sue idee. Sebbene le autorità avessero proibito tutte le assemblee, gli abitanti del paese incorsero all'unisono per cacciare l'esercito. Quando i familiari di padre Stan chiesero che il suo corpo fosse riportato negli Stati Uniti, la gente esaudì questa richiesta, ma solo dopo aver ottenuto di poter conservare il suo cuore. Riuscirono anche a conservare la bara di padre Stan fatta da loro, poiché non rispondeva alle esigenze di spedizione aerea. Così ogni anno, nel suo anniversario, essi proclamano ancora la loro libertà con una parata proibita nella quale portano la bara vuota di padre Stan e gridano è risorto. Pensate che situazioni particolari. E ogni giorno, quando un abitante del villaggio ha bisogno del coraggio di padre Stan, va in chiesa per pregare e toccare il cuore di padre Stan dentro un'urna. Ciò che non poté finire in vita, padre Stan lo portò a compimento con la sua morte, perché coloro che amava hanno assunto il suo cuore. Così, con il coraggio di padre Stan nel cuore, gli indios di Santiago Aitlán continuano a portare avanti le idee e i progetti sociali per i quali egli morì. Quindi, affrontano queste cose, da quello che ho capito, in maniera cristiana. Quando padre Stan morì, la gente di Santiago Aitlán dovette affrontare la stessa scelta dei discepoli di Gesù: vivere nella paura, dietro porte serrate, o ricevere la forza dallo suo spirito. Gesù ci dà la forza attraverso lo spirito dei vari Stan Reuter e dei nostri cari defunti, così come Cristo risorto diede forza ai suoi discepoli, mandando loro il suo spirito. Poiché Corte mi ama, continua a vivere con me dall'altra parte della morte e a condividere con me tutto ciò che ha. Poiché io amo Anne, posso vivere a mille miglia lontana da lei e condividere con lei tutto ciò che ho.
Poiché Padre Star Rete amava la gente di Santiago Etlán, il suo cuore coraggioso non solo riposa nella chiesa del paese, ma vive dentro ogni abitante. Come disse San Giovanni della Croce, l'anima vive dove ama. Ecco, l'ho scritto qua San Giovanni della Croce a marzo. L'anima vive dove ama. Citato in George Malouin, Inward Stillness, Denville N.J., due punti, Dimension 1976, pagina 190-91. E qua voglio raccontare una storia vera. A un certo punto, San Francesco da Saverio da solo è andato nelle Indie. E lì, mi sembra, in un'isola aveva formato i cristiani. E gli aveva insegnato che era bello morire per Cristo, per difendere la sua fede. A un certo punto, dopo che è morto San Francesco Saverio, quell'isola venne attaccata per essere spugnata e distruggere la fede cristiana, da quello che mi ricordo. Beh, quel gruppo di persone resistette per mesi, mesi e mesi, fino a quando finì l'attacco. E quando arrivarono gli alleati, gli chiesero: ma come avete fatto a resistere? Che vi ha dato la forza? E quel servo era il servo di San Francesco Saverio, era il suo aiutante, che comandava, mi sa, l'esercito che resisteva, e gli disse: noi abbiamo resistito perché Francesco ci aveva insegnato che è bello morire per Cristo. Quindi vedete, una persona sola che cosa può fare anche in un popolo, no? E questo bisogna, ci deve dare sempre la fiducia di sapere che con Dio siamo sempre in maggioranza, pure se siamo soli, perché quando hai Dio hai il potere di vincere tutti i mali, anche se avessi contro un'umanità intera. Santa Caterina da Siena diceva: se ci fossero 12 sacerdoti infiammati dell'amore di Dio, converterebbero tutta la terra. Per carità, questo non voglio giudicare nessuno, però lei diceva questo qui, no? E come gli apostoli, no? In 12 hanno evangelizzato praticamente da tutte le parti, no? Adesso, finiamo con questa preghiera, che si intitola Preghiera per vivere con un proprio caro nella comunione dei santi. Quando San Paolo scrisse la sua lettera agli Efesini, incluse una preghiera che esprimeva il suo ardente desiderio di vivere con i santi a Efeso attraverso l'amore che lega l'intera comunità dei santi, e scrisse: per questo dico, io piego le ginocchia davanti al Padre, dal quale ogni paternità nei cieli e sulla terra prende nome, perché vi conceda, secondo la ricchezza della sua gloria, di essere potentemente rafforzati dal suo spirito nell'uomo interiore. Quindi noi siamo chiamati a essere rafforzati dal suo spirito nell'uomo interiore. Che il Cristo abiti per la fede nei vostri cuori, e così radicati e fondati nella carità, siate in grado di comprendere con tutti i santi quale sia l'ampiezza, la lunghezza, l'altezza e la profondità, e conoscere l'amore di Cristo che sorpassa ogni conoscenza, perché siate ricolmi di tutta la pienezza di Dio. A colui che in tutto ha il potere di fare molto più di quanto possiamo domandare o pensare, secondo la potenza che già opera in noi, a lui la gloria nella Chiesa in Cristo Gesù, per tutte le generazioni nei secoli dei secoli. Amen. Efesini 3:14-21. Ecco, adesso ripetete con me. E preghiamo gli uni per gli altri anche. Signore, mostraci quale dei nostri cari defunti si inginocchia con te e San Paolo ora davanti al Padre e fa questa preghiera per noi. Facci aprire il cuore per ricevere la benedizione
quando ci uniamo a te e al nostro caro nel fare questa preghiera. Signore, mostraci come ci hai già benedetto attraverso la nostra genealogia. Chi ha bisogno di ricevere la benedizione che sta specialmente a noi dare? Fa che tutti i nostri antenati che possono mediare quella benedizione si uniscano a noi quando facciamo questa preghiera con te per le persone che ne hanno più bisogno. Amen. Ecco, adesso finisco leggendo proprio questo scritto che dice: io sono un Dio dei viventi e non dei morti. Vivere in modo da essere sempre degni di Dio, e questo certamente è il modo più sicuro di essere sempre con i nostri morti. Non ci può essere alcun dubbio che da parte loro non hanno perso nulla del loro affetto per noi, affetto che ha meritato di vivere in eterno. Possiamo perciò essere sicuri che il loro desiderio di un'unione intima con noi, un'unione nell'amore perfetto e vero, è di gran lunga maggiore perfino del nostro proprio desiderio di questo amore. Perché essi sono in Dio, proprio il cuore dell'amore. Ma possiamo avvicinarci a questo amore divino perché è in Dio che viviamo, ci muoviamo ed esistiamo. Anche noi siamo in Dio, sebbene non ancora in modo così completo come loro. Dio è in noi. Ma Dio è nel paradiso delle anime fedeli. Il paradiso perciò è in noi, per quanto Dio è lì. Non possiamo concludere che la nostra anima è un santuario delle anime sante, così come un tempio di Dio? Non siamo giustificati a pensare che le portiamo, seguendo una consuetudine in noi stessi, e che esse sono incomparabilmente più vicine alla nostra anima di quanto un bimbo, di cui ella è tabernacolo, è vicino al cuore di sua madre. Cristo ha superato le nostre più ardite speranze, rendendo la reciproca dimora delle divine persone il legame della nostra reciproca intimità, e che essi siano una cosa sola, come tu sei in me e io in te, dice il Signore. Non ci può essere conforto più certo di questa attiva e santificante comunione con i nostri cari, in un'intimità in continua crescita, quando la nostra unione con Dio diventi più stretta. Dio non ce li ha tolti, li ha nascosti nel suo cuore, perché possano essere più vicini ai nostri cuori. Dio non è un Dio dei morti, ma un Dio dei viventi. Ecco, adesso praticamente questo libro è finito. Bisogna dire che nel complesso è veramente un libro notevole, che sono contento di aver annunciato, e ci sono delle appendici molto importanti, soprattutto una riguardante la guarigione, e che poi leggerò sicuramente in altre catechesi, se Dio me lo ispirerà. Però ecco, sono molto felice perché attraverso la lettura di questo libro Dio ci ha insegnati come guarire proprio la ferita più grande, che consiste di solito nella perdita di un caro, magari di un marito, di una moglie, di un figlio, di un coniuge magari che è ancora vivo ma che ci ha lasciati, e che quindi noi viviamo come un lutto, perché di fatto ci sembra di averlo perso per sempre. Anche se anche qui, finché un matrimonio è valido, appunto, nel matrimonio valido cattolico, una persona, per quanto si possa separare da noi, rimane sempre il legame sacramentale, cioè sempre una comunione dei santi in qualche modo, no? E per questo che si può continuare a vivere fedeli a un matrimonio anche quando il coniuge ci ha lasciati, no? Così come ci insegna Cristo e la Chiesa. Allora, adesso vi do la benedizione proprio finale e ringrazio veramente Dio di queste meraviglie che posso annunciare a centinaia di migliaia, forse un milione di persone, quanto possono essere in ascolto, perché il seminatore uscì seminando, e quello che è seminato non tornerà indietro senza effetto, senza aver compiuto ciò per cui è stato mandato.
e porterà frutto, molto frutto proprio. E le persone che ascoltano, ma anche tutte quelle a cui voi annuncerete, e che Cristo è risorto e che nulla ci può separare dall'amore di Dio in Cristo Gesù. Io faccio questo esempio a volte nei funerali. Gesù sta tra il cielo e la terra, in una mano tiene i defunti e dall'altra parte ci siamo noi viventi su questa terra, e in Lui siamo sempre uniti, nessuno ci può più separare. Per questo adesso vi benedico di cuore. Allora il Signore sia con voi. Anzi, finiamo proprio facendo una cosa. Finiamo dicendo l'eterno riposo per tutti i defunti che ne hanno più bisogno e che più aspettano le nostre preghiere. L'eterno riposo dona loro, Signore, splenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace, ame. L'eterno riposo dona loro, Signore, splenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace, ame. L'eterno riposo dona loro, Signore, splenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. Il Signore sia con voi. Per intercessione di tutti gli angeli, i santi, le anime del purgatorio, di tutti i santi defunti che sono nella comunione dei santi, vi benedica Dio onnipotente nella divina volontà, giorno e notte, continuamente e sempre, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Pace e bene a tutti nella divina volontà.